nuovo invito e grazie anche per l'occasione di parlare di un tema che è delicato ma contemporaneamente anche difficile da gestire. Si prova un certo disagio a parlare della violenza delle donne, sulle donne, scusate, e è difficile anche stare sereni in questi in queste riflessioni, proprio perché ci sentiamo messi di fronte a tutti gli squilibri della nostra stessa società e spesso anche della nostra stessa esistenza. Parto dal titolo che mi è stato affidato. Violenza alle donne, dove stanno i cristiani? Appunto, gli organizzatori all'inizio mi hanno chiesto, va bene questo titolo? E io subito avevo l'istinto di cambiarlo, perché avevo l'impressione che dentro il titolo ci fosse un grande rischio, che era quello di pensare il cristianesimo come qualcosa che si può immunizzare dalla violenza. La violenza è una cosa che accade fuori, nel mondo, che non ha a che fare con il Vangelo. E noi cristiani siamo chiamati a prendere la parola, a prendere posizione, a confrontarci, a creare una rete di pace in modo da poter far fronte a questi drammi. Poi ho detto no, non cambiamo il titolo, lasciamolo così e partiamo proprio da questo. Quindi partiamo da questa domanda scabrosa. Il cristianesimo c'entra con la violenza sulle donne? Genera involontariamente delle condizioni per cui siamo sempre analfabeti, fragili, impotenti di fronte a queste tragedie che in tante forme caratterizzano proprio il nostro passato ma anche il nostro presente. E allora volevo partire proprio rispondendo a questa domanda. Quindi violenza alle donne, dove stanno i cristiani? La mia risposta inizia così, vi do una brutta notizia, i cristiani ci stanno dentro. Non voglio dire che sia colpa del cristianesimo, ma voglio che come cristiani, credenti, praticanti, o comunque a contatto con questo orizzonte simbolico, proviamo ad assumerci questa responsabilità di riflettere su dove, anche involontariamente, diventiamo complici della violenza sulle donne. E allora i cristiani stanno dentro un tessuto corrotto, un tessuto prepotente, un tessuto che in fondo è patriarcale, dominatore e che non ha smesso di lasciare sole le donne con le loro fatiche, con la loro malinconia e anche con il loro desiderio di lasciare un segno nel mondo e di modificarlo, di trasformarlo in modo che vada in un'altra direzione. Noi per esempio tendiamo, tiro fuori adesso qualche pregiudizio, precomprensione anche inconscia che sta dentro le nostre teste, dentro le nostre culture. Noi di solito quando accostiamo il binomio religione-violenza e violenza sulle donne, tendiamo sempre a pensare coinvolta la religione degli altri. Tendiamo a pensare che è più l'Islam che tratta male le donne, che non riconosce la soggettualità femminile, che tende a intervenire sui corpi, sui vestiti delle donne. Invece noi siamo quelli che le donne le trattano bene. Noi le donne le celebriamo, abbiamo il culto di Maria e portiamo avanti tutta una simbolica che ci parla del genio femminile. Questa categoria del genio femminile, di cui sono pieni i testi della nostra tradizione, è qualcosa di inquietante per noi. Le donne che riflettono su come viene rappresentata l'identità femminile nel cristianesimo sottolineano come ci sia davvero una strettoia in questa parola così buona, così idealizzante, così esaltante. Pensiamo anche a come viene rappresentata la santità femminile. Siamo
tutte capaci di sacrificio, siamo madri dall'amore sconfinato, siamo particolarmente empatiche, siamo particolarmente capaci di cura. Ancora una volta sono bellissime parole che nascondono una sorta di veleno non riconosciuto, perché creano un immaginario del femminile che non corrisponde a quello che siamo e alla fine apre i varchi alla violenza, perché quella donna che non assomiglia a questa rappresentazione mariana del genio femminile è una donna indegna, è una donna esposta al male, è una donna che in fondo assomiglia tanto a Eva, potremmo dire. Nel cristianesimo ci sono questi due modelli in tensione: Eva, la donna tutta cattiva, la donna legata alla dimensione della seduzione, del peccato, e Maria dall'altra parte, questa rappresentazione idealizzata del femminile che sembra promettere molto al riconoscimento della libertà e della responsabilità anche delle donne nella storia della salvezza, ma che in realtà ci cancella per quello che siamo. Allora noi donne, in carne e ossa, con i nostri pregi e con i nostri difetti, ci troviamo a non essere tutte Eva e a non essere tutte Maria, ma contemporaneamente a non avere la possibilità di un modello che ci faccia veramente da specchio e da sostegno nei nostri percorsi. Pensiamo anche che un altro pregiudizio che volevo sottolineare all'inizio, quando pensiamo alla violenza sulle donne, subito pensiamo a un problema che riguarda le vittime, cioè le donne, pensiamo ai colpevoli, gli uomini, e diamo una visione semplificata di questo dramma. La visione semplificata non prevede che anche noi donne possiamo involontariamente, per mancanza di riflessione, per mancanza di coraggio, per mancanza di libertà, diventare strumenti di strutture che ci opprimono, ci lasciano sole e quindi ci espongono alla violenza. Quindi la violenza sulle donne non è un problema solo delle donne, è un problema anche che riguarda gli uomini. Come educhiamo gli uomini? Che cosa chiediamo agli uomini? Che rappresentazione del maschile riuscito coltiviamo dentro le nostre storie? Ma accanto a questo domandiamoci: dove sono le altre donne? Quelle che si sentono sicure perché hanno dei mariti che le amano, perché hanno fatto delle scelte che garantiscono loro una certa stabilità, perché hanno disponibilità economica e si sentono protette, magari proprio in nome di questi beni materiali. Ecco, la domanda facciamocela, triplice: che ne è delle donne che subiscono violenza? Ma soprattutto, come possiamo incrociare gli uomini entrati in questa spirale che diventa distruttiva per gli altri e anche per loro stessi? Quindi preoccupiamoci di un'educazione del maschile e contemporaneamente, siccome le donne non sono tutte buone, domandiamoci: quelle che credono di non poter diventare vittime, quelle che dicono io alle 8 di sera tanto sto in casa, rigo dritto, mi vesto in una maniera sobria, non disturbo nessuno, non frequento cattive persone, non vado in giro di notte. Ecco, queste donne che si sentono così sicure devono farsi una domanda, tutte noi dobbiamo farci una domanda, perché forse in questo modo da un lato ci sentiamo protette e dall'altro lato anche noi siamo complici di questa realtà che lascia le donne, le fa diventare vittime, perché in fondo, sentendoci noi protette, finiamo per colpevolizzare quelle a cui accade qualcosa di male. E allora
Questa mia premessa vuole ricordare che il tema della violenza sulle donne non può essere confinato facilmente da una parte sola, ci riguarda tutti, ci riguarda come uomini, come donne, come vittime, come carnefici, come persone che se stanno a guardare, se sono imbarazzate, se non sanno cosa dire, se fanno finta di niente o se addirittura si mettono a colpevolizzare, in fondo diventano anelli di questa catena che stritola. Non c'è bisogno di ricordare che le forme della violenza alle donne sono tante. Recentemente abbiamo sentito che il premio Nobel per la pace è andato a due persone che si sono dedicate con grandi sforzi a porre fine all'uso della violenza sessuale come arma di guerra, come conflitto armato. Secondo i dati rilasciati dalle Nazioni Unite, in Ruanda, ma in Sierra Leone, in Liberia, nella Repubblica Democratica del Congo, tante donne, anche bambine, sono state spazi di abuso continuo, finalizzate proprio alla distruzione di un popolo, all'affermazione del dominio, del potere di un popolo sull'altro. Tutti noi siamo di fronte a situazioni di schiavismo sessuale, di donne migranti costrette anche a prostituirsi. Abbiamo sentito anche che viene utilizzata anche la spiritualità di queste donne per renderle particolarmente timorose e ubbidienti. Se tu non lo fai, io ti faccio un rito voodoo per la spiritualità di una donna africana. Questa è una forma di potere che viene riconosciuta proprio nella sua forza anche distruttiva. Anche noi, quando ci limitiamo a trattare la questione in una maniera tale che ci porta a dire basta che stiano o nelle case chiuse o in una via dove non ci sono residenti e non ci interessa più della storia di queste persone, anche noi siamo ancora una volta anelli di questa catena. Assistiamo continuamente alle violenze in famiglia, alle violenze sul lavoro. Si è parlato anche recentemente di questo fenomeno che ha destato anche tanta polemica, del MeToo, ne avete sentito parlare sicuramente, donne che a un certo punto su internet hanno cominciato a denunciare situazioni in cui sono state ricattate sessualmente da parte di qualche uomo che ricopriva una carica, una posizione di potere che diciamo così apriva una sorta di negoziazione: se vuoi quel lavoro, se vuoi quella promozione, se vuoi quell'occasione, devi passare attraverso la soddisfazione del mio desiderio, con tutte le polemiche che ci sono state. Qualcuno ha detto, ecco un'altra forma di complicità, ma perché queste donne se ne saltano fuori solo adesso, dopo tanti anni, a tirar fuori storie di violenza, storie di ricatto, storie di umiliazione? Ora è troppo tardi, qualcuno ha detto, adesso diventa facile, adesso diventa strumentale, ma a me viene da dire, ma guardiamo anche il positivo di questa cosa, che una volta si subiva e si taceva, adesso forse ci sono le condizioni per poterlo dire. E quando ci sono le condizioni per poter esprimere una difficoltà, liberare il negativo, gridare, vuol dire che ci si aspetta che la realtà possa raccogliere il nostro grido, il nostro disagio, quindi anche un segno di speranza. La Bibbia ci dice: puoi urlare solo dentro un orizzonte di benedizione, perché sai che qualcuno raccoglierà il tuo grido. E quindi non rimpiccioliamo troppo o ridicolizziamo queste denunce tardive, perché in fondo ci stanno dicendo: oggi la società può nominare con verità quello che,
che ci accade. Quindi dobbiamo, secondo me, anche all'interno di un orizzonte cristiano, fare i conti con questa complessità e renderci conto che la violenza potrebbe annidarsi ovunque, che c'è la violenza fisica, la violenza dell'abuso, ma c'è anche la violenza che si genera con le parole e c'è anche la violenza che ha la forma mascherata della complicità, quando non hai il coraggio di dire, quando non hai il coraggio di importi, quando non hai il coraggio di reagire e di sollevare la questione e lasci che le donne rimangano sole, molto spesso a colpevolizzarsi per il male che hanno patito. Ci sono molti libri che parlano di questo, le teologhe hanno lavorato molto sul tema. Vi dico che sta per uscire un testo curato da, se qualcuno è interessato, da Paola Cavallari, si intitola Non solo reato, anche peccato. Bello questo titolo, Non solo reato, anche peccato. Significa che una religione, una spiritualità deve essere provocata dalla violenza sulle donne, non come un caso che nulla riguarda, ma proprio come occasione per riflettere su quali sono i simboli e le pratiche con cui accompagniamo questi eventi. Mi rifaccio anche in quello che dico a Cristianesimo e violenza contro le donne di Elizabeth Green e anche a un lavoro di Donatella Scaiola, Donne e violenza nella scrittura. Questo per dire che diciamo, è una riflessione diciamo, che attinge anche dal lavoro di altre. Allora, quando dico proviamo a riflettere su come il cristianesimo nel primo e nel secondo testamento si esprime riguardo la violenza alle donne, voglio proprio aprire un percorso difficile, scomodo, forse anche un po' inquietante, nel quale siamo messi di fronte al fatto che la religione può ospitare germi di violenza, non tanto perché la fa la violenza, la mette in pratica, la trasforma in atto, quanto perché attraverso le parole e le abitudini, le pratiche, lascia che questa violenza si espanda. Quindi la mia tesi, per dirla in termini sintetici, è che un cristiano, una cristiana, una comunità non possono mai sentirsi innocenti rispetto a quello che accade alle donne, perché quello che accade alle donne ha sempre a che fare con un Vangelo che può essere rispettato, frainteso o a propria volta violentato. Tiro fuori tre testi del Primo Testamento. Uno è particolarmente duro, infatti noi non lo sentiamo nelle nostre liturgie, ed è si trova nel libro dei Giudici, al capitolo 19. È la storia famosissima, ma la riprendo se qualcuno non l'ha proprio presente. È la storia di un levita che è andato a riprendersi la moglie, la quale era tornata a casa di suo padre. Il testo non dice perché, forse magari si era arrabbiata. C'è una donna che se ne va di casa e che torna dal padre. E a un certo punto questo levita vuole andarsela a riprendere. La porta con sé e dice ti riporto a casa. Il padre dice beh aspettate, state un po' con me. Alla fine, insomma, pur non nell'immediato, il levita e sua moglie tornano verso la strada di casa, però si devono fermare per la notte e trovano ospitalità nella casa di un uomo. In questa casa a un certo punto fanno irruzione dei delinquenti che vogliono abusare del padrone di casa. Che vogliono abusare dell'ospite. Il padrone di casa che cosa fa?
dice no, lasciate stare quest'uomo, io lo sto ospitando per l'ebraismo e per noi che abbiamo quest'anima ebraica, l'ospitalità è qualcosa di sacro, non si può lasciare che l'ospite venga violentato da queste persone. Il padrone allora che cosa fa? Dice, ti do mia figlia è vergine, puoi farne quello che vuoi. Questa gente però dice no, noi vogliamo lui. Allora che cosa fa questo levita, che non ha nessuna voglia di subire violenza? Dice a queste persone, vi do la moglie che sono venuto a riprendere, ve la do per tutta la notte, fatene quello che volete. Ora la storia finisce tragicamente, il levita consegna la donna che era venuto a riportare a casa, loro abusano di lei fino al mattino, all'alba lei è tramortita, in agonia, sviene sulla soglia di casa, lui prova a chiamarla, dice è ora di tornare a casa, ma lei ormai non risponde più, allora lui la carica sull'asino, la taglia poi in 12 pezzi e la manda alle 12 tribù di Israele come gesto simbolico. L'altro testo che voglio richiamare alla vostra memoria, questo è più conosciuto, parla di Lot, siamo in Genesi, e anche lui in una situazione simile dice, sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo, lasciate che ve le porti fuori, fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio tetto. E ancora altri testi, ricordate la storia di Dina che viene violentata da uno straniero e la storia di Tamar che viene violentata da suo fratello. Questi sono testi che fanno parte della nostra scrittura, una scrittura che noi consideriamo ispirata e che proprio per questo ci provoca. Che cosa ci vuole dire lo spirito con queste narrazioni? Noi qua siamo tentati di diventare come Marcione. Ricordate, Marcione è quello che poi è stato considerato eretico. Marcione diceva, il Dio dell'Antico Testamento non assomiglia al Dio del Nuovo Testamento, non c'entra niente con il Dio di Gesù. Cancelliamo l'Antico Testamento, teniamoci solo il Nuovo e solo quelle parti del Nuovo che parlano di un Dio buono, un Dio misericordioso. Tutta questa violenza non c'entra con Dio. La Chiesa non ha tagliato con l'Antico Testamento e ha fatto bene a non farlo, primo perché Gesù non si comprende senza il Primo Testamento, ma poi perché, ci pensate, se noi stessimo solo con la rivelazione neotestamentaria e quindi senza la provocazione del Primo Testamento, con che leggerezza parleremmo di Dio? Senza ricordarci Esodo 3,14, l'impronunciabilità di quel nome. Ci penseremo a come parleremo della grazia, di questa grazia che ti viene incontro, senza condizioni, chiunque tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto, in qualunque parte della storia della salvezza ti trovi, senza aver sentito sulla nostra pelle la potenza della legge, i comandamenti. E ci pensate anche che cosa diventerebbe l'idea e l'invito ad amare i nemici se noi non ricordassimo che Dio si arrabbia, è un Dio che veramente mostra un volto d'ira, di vendetta anche nel Primo Testamento contro chi fa del male. Cioè, tutto questo, che è Bonhoeffer a sottolinearlo soprattutto, ci ricorda che noi abbiamo la tentazione di tuffarci nel Vangelo dimenticando il dramma della storia. Allora ci resta un Dio che sì, vive la negatività della croce, ma poi tanto è una storia che finisce nella risurrezione e possiamo, nella fiducia nell'evento cristologico, dimenticarci che noi siamo limitati, che siamo fragili, che siamo violenti, che non ci capiamo, che ci imbrogliamo, che ci mentiamo, che ci uccidiamo
Il Primo Testamento ci provoca a tenere la storia dentro il nuovo. E quindi queste storie di violenza come provocano il cristiano? Certamente il cristiano è provocato da questo dramma della storia e quindi si domanda, ma in quanto cristiani, in quale modo siamo complici di questa indifferenza e di questa violenza contro le donne? Che cosa siamo chiamati a fare proprio dentro il nostro sistema simbolico e spirituale, dentro le nostre pratiche, perché le donne siano davvero soggetti a pieno titolo, a immagine e somiglianza di Dio, anche loro, con la loro libertà, con una loro dignità e libertà. Leggevo questa bellissima poesia di Shakespeare, però anche qua getto l'ombra del sospetto. La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata. È bellissima questa poesia. Però ricordiamo Genesi 2, uno dei due racconti di creazione. C'è la donna che esce fuori dalla costola dell'uomo. A parte che, se guardiamo il testo ebraico, la donna esce fuori dalla costola dell'umano ancora indifferenziato. Quindi Adamo, quando dice, è uscita dalle mie ossa, dalla mia carne, non sta dicendo tanto una cosa giusta. Però notate lì, già in Genesi 2, è un Adamo tutto felice di avere qualcuno che finalmente condivide la vita con lui, ma non parla con lei, parla di lei. E nell'ebraico proprio c'è per tre volte il pronome questa. Questa è stata tolta, questa è così, e addirittura la frase finisce con questa. Cioè, anche prima del famoso peccato delle origini, che Agostino ci ha insegnato a chiamare peccato originale, anche prima c'è qualcosa che non va tra i due. C'è un Adamo che parla della donna ma non parla con lei e che ancora non sospetta di che cosa lei prova, di che cosa lei vede, di che cosa lei sogna, di che cosa lei ha paura. E quindi già la nostra storia della salvezza inizia con una parola sulle donne, incapace di ascoltare le donne in carne e ossa. E questa è una delle prime condizioni perché la violenza si generi. Ti tratto come una cosa alla fine, se non parlo con te, perché non riesco mai a capire che cosa vivi, che cosa provi, che cosa pensi. Ti descrivo, ti nomino, ti qualifico, magari anche ti esalto, ma non mi metto in ascolto. E allora dobbiamo metterci in ascolto. Questi tre testi così provocatori. A me colpisce una cosa, due cose mi colpiscono di questa storia della donna abusata per tutta la notte con il consenso del marito e poi tagliata a pezzi. Intanto mi colpisce la freddezza e la vigliaccheria di quest'uomo, ovviamente, che addirittura va a letto mentre ha lasciato la donna nelle mani di questa gente, è andato a dormire e quando si sveglia va a vedere dov'è. Ma mi colpisce anche, ci stupisce, penso, la freddezza del narratore. Cioè questo suo rimanere calmo mentre racconta di questa donna in agonia che sta sulla soglia per terra e che non risponde più. E allora non è che siamo anestetizzati anche noi, come il narratore biblico. Proprio perché, come dicevo prima, tendiamo a dire che in fondo una che ha subito violenza, se l'è cercata, perché magari era ubriaca, perché era drogata, perché era uscita in abiti succinti, perché si trovava al posto sbagliato e allora sbagliata. E allora tendiamo a giustificare la violenza. E non sentiamo più la paradossalità, la cattiveria e la distorsione delle nostre parole. Perché il fatto che io possa essere alle 2 di notte, ubriaca, vestita in maniera sconveniente e in un posto malfamato, non giustifica che io venga violentata da qualcuno.
E allora dobbiamo fare attenzione. Un conto è invitare alla prudenza, noi con le nostre figlie, no? Continuamente insistiamo, invitiamo giustamente alla prudenza, perché il mondo, diciamo, non è sempre benevolo. Però da questo a passare alla colpevolizzazione dell'imprudenza e dunque alla giustificazione della violenza ce ne passa. Ecco, allora mi pare che la storia del libro dei Giudici ci dica: vigiliamo sulla freddezza delle nostre parole e sulla insensibilità dei nostri atteggiamenti, perché rischiamo di fare come il narratore biblico, raccontiamo di quello che accade ma non facciamo una piega, perché non ci riguarda, perché abbiamo inserito la cosa dentro un quadro in cui in qualche modo deve avere un senso. E anche questo Lot di Genesi che dà le sue figlie, a me questa storia fa venire in mente una domanda. Lot dice: l'ospitalità è sacra, piuttosto do via le mie figlie. La domanda che mi suscita questo racconto è: noi che cosa stiamo ospitando di sacro dentro le nostre storie, dentro i nostri percorsi di vita, dentro le nostre comunità, dentro le nostre letture politiche, sociali, del mondo? Chi sono i nostri ospiti sacri per cui mettiamo a repentaglio la vita delle donne? Forse stiamo ospitando il denaro, forse stiamo ospitando il potere, forse stiamo ospitando la paura, forse stiamo ospitando il bisogno di sicurezza. Però con questa ospitalità in cui sacralizziamo qualcosa, forse mettiamo davvero in esposizione al male e alla violenza le nostre donne. Quindi la domanda è: quali sono i nostri ospiti interni che ci fanno esporre le donne al male e alla violenza? E può sembrare che io la faccia troppo tragica, però io penso anche a cose piccole e banali, e cioè quando noi stiamo salvando la tradizione e estromettiamo le donne dalla liturgia, forse il nostro ospite sacro è la tradizione e continuiamo a considerare le donne inadatte a rappresentare il sacro, a far circolare la grazia, stare su un altare. Quando per esempio in certe facoltà ci viene detto le donne è meglio che non facciano teologia nel senso classico del termine, è meglio che facciano dei percorsi più legati al laicato, lì che cosa stiamo salvando? Che tipo di concezione dell'educazione cattolica e cristiana stiamo proteggendo come ospite sacro? E quando noi, come dicevo prima riprendendo la figura di Maria, quando noi salviamo i nostri immaginari di madri e di madonne e alla fine facciamo il deserto attorno a quelle che non ci assomigliano, a queste madri madonne, non stiamo anche noi custodendo un idolo, isolando e lasciando sole e vulnerabili le donne in carne ed ossa? Quando parliamo di questioni importanti, sacrosante, fondamentali, come l'aborto, per esempio, e lo facciamo senza metterci in ascolto di che cosa le donne dicono, di che cosa le donne provano, di che cosa vivono, non stiamo salvando la legge e perdendo i corpi delle donne, lasciando di nuovo che questi corpi delle donne restino soli, senza assistenza, senza aiuto, no? Ecco, quindi un po' come Lot, forse anche noi dobbiamo vigilare, non solo proprio perché rischiamo di sentirci innocenti perché non facciamo violenza, rischiamo di sentirci indifferenti perché non siamo le vittime dirette, ma in realtà ci siamo dentro fino al collo e siamo complici. E prima ho messo insieme nell'ultimo brano Dina che è violentata da uno straniero e Tamar che è violentata da un fratello. Lo straniero e il fratello, come se fossero due facce della stessa realtà, che anche qui
ci provocano a fondo. Quante volte noi pensiamo che la violenza sulle donne sia legata come fattore unico e univoco alla immigrazione? L'uomo che violenta è sempre lo straniero, ci viene da dire. Ecco, proviamo a fare i conti con la realtà, a renderci conto che la violenza sulle donne non ha confini. Certo, colpisce passando per le storie di uomini sradicati, che magari non sono state messe nelle condizioni di sentire che il no femminile va preso sul serio, che è un alt senza discussione. Ma ricordiamoci anche che la violenza sulle donne accade anche in famiglia. Quindi quando noi portiamo avanti la retorica della famiglia, noi stiamo coprendo il fatto che molti abusi accadono in casa, perché è in casa che a volte una donna impara a credere di non essere nulla, di essere una cosa, di meritarsi il male che le capita. E quando si parla di violenza sulle donne, proprio anche all'interno del cristianesimo, noi dobbiamo avvertire l'urgenza di fare un discorso sulla maschilità, perché il problema della violenza sulle donne è anche un problema legato all'identità maschile, e siamo in un tempo di schizofrenie su questo, perché domandiamo agli uomini qualcosa di molto contraddittorio. Domandiamo loro di essere teneri, comprensivi, collaborativi, però allo stesso tempo chiediamo anche che siano forti, che siano dominatori, che siano invulnerabili, che assomiglino un po' come all'uomo del profumo, che siano gli uomini che non devono chiedere mai. E allora siamo messi di fronte anche a un lavoro mancato sulla fioritura dell'identità maschile. Non sappiamo come accompagnarla, l'identità maschile, come attrezzare i bambini, i ragazzi e gli uomini a far fronte alla complessità della vita. E li lasciamo soli con questa domanda di un'onnipotenza, di una forza, di un'invulnerabilità chiara ed evidente, e chiediamo loro di nascondere le loro fragilità, condannandoli proprio anche a un analfabetismo rispetto alla vita emotiva, alla vita affettiva, alla vita proprio della fragilità poi della carne. E siamo pieni di squilibri dal punto di vista educativo, dobbiamo farci i conti. Tutti gli insegnanti di scuola elementare ammettono che siamo molto più tolleranti con l'esuberanza dei bambini maschi che non stanno fermi sulla sedia in prima elementare, mentre siamo molto più infastiditi con la vivacità delle bambine. Questo perché? Dove ci porta questa cosa? Ci porta a una visione antropologica problematica, dove rappresentiamo il desiderio maschile sempre come un desiderio esuberante, euforico, potente. E quindi comprendiamo l'educazione del desiderio maschile come una forma di governo, come una forma di controllo. Riconosciamo l'esuberanza del desiderio maschile e sentiamo di doverlo controllare, di dover assumere delle strategie di governo. Però lo facciamo in una maniera anche come madri o come insegnanti, lo facciamo in una maniera anche contraddittoria, perché un po' strizziamo l'occhiolino a questo desiderio. Ci fa piacere che il nostro bambino abbia tante amichette. C'è una sorta di orgoglio, di incoraggiamento. Quindi da un lato il controllo e il governo, e dall'altro lato la strizzata d'occhio che legittima questo desiderio nella forma dell'esuberanza. E il desiderio femminile invece come lo rappresentiamo? Nella storia il desiderio femminile è sempre stato cancellato, tacitato. Ricordate che una delle domande principali di Freud era: che cosa vuole una donna? La riprende anche poi Lacan, tutta la psicoanalisi ci mette di fronte al fatto che è difficile rispondere. Ma perché è difficile rispondere? Io dico, provate ad ascoltarci, che forse si capisce che cosa vogliamo. Lo direi anche agli psicoanalisti che continuano a dire che la donna in fondo è una creatura strana, è un po' mobile,
fa il fiume al vento, non sai cosa pensa, è un miscuglio di intelligenza e di emotività, di anima e di corpo. Ecco, questo desiderio maschile è stato tacitato perché ha prevalso l'enigma verso proprio ciò che una donna vuole. E tutta la cultura, in fondo, è andata nella direzione di pensare il desiderio femminile come qualcosa che non deve essere educato perché si esprima, ma deve essere educato perché cerchi la desiderabilità. Noi in fondo alle bambine insegniamo a desiderare di essere desiderate, a desiderare di essere desiderabili. E involontariamente colpevolizziamo il desiderio femminile quando vuole diventare, non lo so, vuole fare una scoperta matematica o va in una direzione non prevista dalla società. E questo squilibrio fa sì che quando la donna si sottrae a questo desiderio maschile rappresentato come esuberanza, dall'altra parte c'è una ferita così grave che spesso si traduce in violenza. Quindi la donna che dice di no, che si sottrae, che cambia idea, è una donna che minaccia l'identità maschile nella sua virilità, nella sua forza. E noi quindi abbiamo bisogno di fare un lavoro anche in questa direzione. Ecco perché qui tiro fuori Elizabeth Green, la teologa battista. Il problema delle donne della violenza sulle donne riguarda anche gli uomini, la cultura maschile, l'identità maschile, le pratiche di iniziazione della virilità stessa. Pensiamo per esempio al racconto evangelico della donna adultera, a come Gesù fa vedere che ogni uomo c'entra e deve farsi delle domande. Ricordate, no? Giovanni 8, la cornice è quella di una peccatrice che deve essere punita, è una donna adultera. Ovviamente nessuno mette in discussione il fatto che lei abbia fatto una cosa sbagliata, ma nessuno si domanda perché lo ha fatto. Non lo so, magari era una donna che è stata obbligata a sposare quell'uomo, magari e non lo amava, magari era una sposa bambina, magari era una che veniva picchiata, noi non lo sappiamo questo, nessuno lì se lo domanda, sappiamo solo che è una donna che ha sbagliato e che questi uomini l'hanno presa, l'hanno messa al centro del loro gruppo e hanno chiesto a Gesù cosa facciamo con lei, tu da che parte stai? Stai dalla parte della legge, quindi la lapidiamo? Oppure hai delle idee strane, vuoi sottrarti a questa forma di violenza femminile su una che comunque se l'è cercata perché ha fatto qualcosa di sbagliato. È bellissimo questo brano perché Gesù rovescia il senso, perché porta l'attenzione dal peccato di lei al peccato di quelli che la stanno accusando. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, è la parola di Gesù, un Gesù no, che scrive per terra, chissà cosa avrà scritto Gesù, è un Gesù che si sottrae a quella logica lì. Smettiamola di pensare al peccato di lei e alla legge prevede queste pietre. Quando Gesù dice che senza peccato scagli la prima pietra, loro se ne vanno, dice il testo, a uno. Bello, il branco si scioglie. Prima erano venuti tutti insieme, adesso a uno se ne vanno. Vuol dire che ognuno di questi si è domandato, ma io sono davvero senza peccato? Io davvero devo essere colui che tira il primo sasso? E quindi il branco appunto si scioglie. Però notiamo che cosa ci sta raccontando il brano. Ci sta dicendo che di questa donna ai lapidatori non interessava proprio niente. Cioè, i lapidatori, che poi appunto desistono, usano la vicenda di questa donna, la sua storia, la sua stessa vita, il suo corpo, per creare una contrapposizione tra la loro visione religiosa e quella di Gesù. Cioè la usano come scusa per contrapporre la spiritualità, la religiosità, la visione del mondo.
Ecco, anche da qua ci viene fuori una domanda importante. Cioè, non è che noi usiamo le donne, le tiriamo in ballo, le chiamiamo in causa quando ci interessa contrapporre una visione del mondo. Due versioni del mondo, magari sempre maschili. Dobbiamo essere progressisti o dobbiamo essere conservatori? E quindi, per fare l'esempio di prima, la questione dell'aborto, non ti interessa davvero il destino di queste donne che hanno dentro di loro delle vite? Ti interessa parlare di loro, tirarle fuori, per decidere se la politica deve andare verso il versante della conservazione o verso il versante del rinnovamento, del progressismo. Sono due categorie, diciamo così, che cancellano ancora una volta la storia in carne e ossa. E quindi la domanda che oggi ci facciamo: dobbiamo andare avanti o dobbiamo tornare indietro in tutto questo disorientamento? È giusto farsi questa domanda? Che cosa dobbiamo trattenere del passato? Che cosa dobbiamo cambiare? È giusto farsi questa domanda? Pensiamoci pure, ma non pensiamoci mentre trattiamo sul corpo delle donne, senza tra l'altro ascoltarle. Quindi un cristiano, una comunità sta in mezzo a questi conflitti e non può pensare di tirarsene fuori. Il dramma della violenza delle donne è un dramma che rischia di risultare distante dalla spiritualità cristiana, e in questo modo proprio la spiritualità cristiana tende a creare condizioni di complicità. E quindi, in fondo, anche rispetto a quello che dicevo prima, in questa rappresentazione del femminile cristiano, soprattutto cattolico, che ci divide le storie femminili tra la demonizzazione di Eva e l'esaltazione del femminile, non è che forse tra Eva e Maria questa Chiesa è diventata complice della cancellazione delle donne in carne e ossa? E non è che alle donne in carne e ossa succede un po' come capita a quelli che lottano contro la mafia? Tutti quelli che si intendono di dinamiche mafiose raccontano che prima di uccidere qualcuno è fondamentale averlo lasciato solo, avergli creato il deserto intorno, averlo tirato fuori da una rete di protezione che non è solo quella della scorta, è proprio quella di un tessuto sociale che poi ha il coraggio di dire: no, tu lui lo lasci stare, tu lei la lasci stare. Ecco, forse se anche per chi combatte la mafia vale questa pratica, prima lo isoli e poi lui può essere ucciso, forse anche alle donne succede questa stessa cosa. E allora, là dove una chiesa isola le donne perché non le ascolta, perché le margina, perché non le lascia studiare con dei percorsi approfonditi, ecco, forse è una chiesa che suo malgrado diventa complice anche delle storie di femminicidio, perché nelle storie di femminicidio, non so se vedete, a volte sono ricostruzioni, ma di storie vere che danno su Rai 3, c'è proprio questa costante della donna che, vessata prima da un amore così possessivo, progressivamente perde i legami con le amiche, sul lavoro, si sente isolata e sola, e poi diventa agli occhi di lui colei che risulta disgregatrice proprio dell'identità maschile stesso. E quindi mi verrebbe da dire, e qui vado verso la chiusura, non c'è un nesso diretto, ovviamente, non voglio dire questo, non c'è un nesso diretto tra il modo in cui noi viviamo la Chiesa, a
ascoltiamo la scrittura, celebriamo i sacramenti, non c'è un nesso diretto tra questo e la violenza sulle donne, però forse c'è un nesso indiretto, perché là dove questa Chiesa rischia di aprire a forme di impedimento della presa di parola, di partecipazione, là dove questa Chiesa si dimostra incapace, per esempio, di raccogliere vocazioni femminili, tende a confinarle sempre negli stessi schemi marginali, fortunatamente ci sono donne eccezionali che dal margine operano benissimo, però là dove c'è questa Chiesa che non ha confidenza con la parola femminile, che non si mette in ascolto, che non ne raccoglie la vocazione, ecco, è una Chiesa che involontariamente si fa complice di un mondo che tratta le donne come cose e che alla fine le espone proprio nella fragilità e nella vulnerabilità. E vorrei chiudere ricordando un altro brano evangelico per richiamare ancora quella sorta di difficoltà che abbiamo nel sentirci responsabili come uomini e donne del Vangelo di questo. E il brano è il dialogo tra Gesù e la Samaritana. I discepoli si erano allontanati. Quando tornano trovano Gesù al pozzo con la Samaritana. E lì c'è uno strano silenzio, perché loro sono stupiti che Gesù parli con una donna, ma non dicono niente. Infatti il testo sottolinea questo. Nessuno tuttavia gli disse che desideri o perché parli con lei. È bello che ci siano queste due domande, perché secondo l'Evangelista vogliono dire un po' la stessa cosa. Nessuno ha chiesto a Gesù che cosa desiderava. Che cosa desiderava Gesù. E nessuno ha chiesto a Gesù perché parli con lei. Vuol dire che il testo ci sta dicendo il desiderio di Gesù in quel momento, che è sempre desiderio del regno di Dio, in quel momento il desiderio di Gesù passa per il confronto, il dialogo con questa donna samaritana. Che c'entri il desiderio lo si capisce perché il brano parla di sete. È un Gesù che domanda da bere, ma è un Gesù che sta cercando di suscitare la sete di lei. Noi sappiamo che avere sete è proprio un'immagine di desiderio di ciò che non si ha e di ciò che ancora non si è. Perché questi discepoli non dicono che cosa desideri Gesù e perché parli con lei? Perché pensano che il desiderio del regno in fondo non può passare per il dialogo con questa donna. Ai discepoli non interessa sapere nulla di questo incrocio dei desideri, perché non hanno l'idea che il destino del regno passi anche per il dialogo con questa donna. E allora anche qui un'altra domanda con cui ci lasciamo: perché perdere tempo con le donne, con quello che hanno da dire, con il loro desiderio, con le loro letture dell'esperienza, con le loro versioni del mondo? E la risposta che ho suggerito con questo intervento è che se noi non lo facciamo, se noi non perdiamo tempo con le donne, ci disinteressiamo di quello che hanno da dire, non ci preoccupiamo di che cosa desiderano, non teniamo conto di come leggono il mondo, di come vivono le esperienze, noi in questo modo diventiamo involontariamente complici della violenza che anzitutto passa per la cancellazione delle storie, per la cancellazione delle soggettualità e per l'isolamento delle persone. Per cui non possiamo, proprio mentre parliamo di violenza sulle donne, evitare di diventare vigili, sospettosi, anche critici su come noi rappresentiamo il femminile nelle nostre chiese, nelle nostre esperienze, nelle nostre spiritualità, su come lo rappresentiamo nel nostro immaginario, che idea ne abbiamo, su come ne parliamo, su che cosa diciamo delle donne, su come ci organizziamo a partire da questa idea del femminile, su quale chiesa sogniamo, a partire anche dal fatto che le donne sono chiesa.
Vi ringrazio. Grazie. Domani. Intanto grazie delle domande perché sono una più interessante dell'altra e tutte hanno bisogno davvero di una trattazione a parte. Io cerco di condensare così nel breve tempo che ci resta una risposta. Prima domanda, il culto di Maria, se riletto con uno sguardo di donna, può cambiare l'orizzonte simbolico cristiano e quindi scardinare qualche complicità? È una domanda davvero interessante e che punta l'attenzione proprio su una dimensione trasformativa reale. Quindi la mia risposta è sì, ma dico qualcosa di più. Rileggere lo sguardo con occhi di donna, la figura di Maria, non sono certo io la prima a farlo, ci sono molti testi, Cettina Militello, Elizabeth Johnson su questo, tutte puntano sulla dimensione pratica, politica, sociale, trasformativa del Magnificat, per esempio. Cioè, Maria, questa donna idealizzata, di cui solitamente si sottolinea tanto il silenzio, custodiva queste parole nel suo cuore, si sottolinea il fiat come forma di consenso, come forma di docilità. Maria è anche la donna che pronuncia il Magnificat, questo inno meraviglioso che si collega al cantico di Anna, no, del Primo Testamento. È bellissimo il Magnificat, salta fuori nell'evento, nell'esperienza del rincontro tra due donne, Maria ed Elisabetta, che si scambiano proprio parole di benedizione. Lì la benedizione passa tra due donne. Ecco, questo inno racconta certamente del miracolo che è accaduto in un corpo femminile, appunto il corpo di Maria, però si dilata anche a tal punto da farsi politico, attento al destino del popolo. E a me colpisce sempre il fatto che nel Magnificat ci siano verbi al passato, cioè come se in Dio, no, i potenti fossero già dispersi, rovesciati dai troni, i superbi già dispersi nei pensieri del loro cuore, gli umili già innalzati, gli affamati già ricolmati di beni, i ricchi già a mani vuote. Perché Maria dice tutto questo? Come se fosse già accaduto. Qual è la sua forza, la sua potenza trasformativa? Non è che Maria è una visionaria, è che Maria è sotto l'influsso dello Spirito e Maria sa, è certa, che questo bene sarà già realizzato, che i bisogni saranno saziati, che l'ingiustizia del potere sarà convertita in libertà, che l'emarginazione si trasformerà in dignità, che la ricchezza sarà sostituita dalla verità della propria miseria e che Dio mai abbandona. Maria è certa di questo. E pensate alla storia di Gesù, proprio in questo riferimento. Non è vero che i Vangeli ci raccontano di un Gesù che ha già disperso i superbi nelle loro perversioni. Gesù ha già mostrato che il potere terreno non conta. Gesù ha già rimandato indietro i ricchi a mani vuote, che non sapevano disfarsi dei loro averi. E Gesù ha già avuto compassione del suo popolo. Quindi il culto di Maria non è solo il culto della donna che dice di sì. Ivana Ceresa diceva Maria è anche la donna che dice di no. Dice di no alla logica del potere, alla logica della ricchezza, alla logica del dominio degli uni sugli altri e dice di no all'idea che siamo soli su questa terra perché Dio ci accompagna sempre. Quindi
Non si tratta di fare a meno di Maria, ma si tratta di restituire a Maria tutta la sua consistenza, tutta la sua dignità, anche narrativa. Quindi questa prima domanda va proprio in questa direzione. Seconda domanda, gli uomini sono tutti figli. Cosa sbagliano le madri di chi fa violenza alle donne? Ora, è difficilissimo rispondere a questa questione. Intanto perché noi sappiamo che la violenza non nasce mai per la responsabilità di una persona sola. E proprio perché abbiamo figli e sappiamo la complessità della storia, registriamo continuamente la nostra autorevolezza messa accanto, a volte anche sotto, ad altre istanze educative, no? Noi come genitori, madri e padri, diamo una forma in qualche modo ai nostri figli, ma i nostri figli hanno una vita autonoma e sono raggiunti da tante visioni del mondo, da tante pressioni, fanno anche tante esperienze indipendentemente da noi. Questo per dire che non la butterei sulla colpa delle madri in un senso lineare, però non voglio neanche rispondere no, cioè non voglio dire sì, ma non voglio neanche rispondere no, perché c'è anche una responsabilità di noi madri, come dei padri, come di tutte le figure educative. E quindi è difficile dire che cosa sbagliamo nello specifico, però in generale io mi sento di dire che ogni volta che noi non insegniamo a riconoscere il limite che c'è in ognuno di noi e a farci conti accettandolo come la nostra verità più profonda, noi stiamo creando dei mostri. E quindi noi madri sbagliamo, ma ripeto, non posso dire solo delle madri, perché non è giusto buttare tutto addosso alle madri, con questa sorta di onnipotenza del materno che crea meraviglie oppure grandi disastri. Noi madri non siamo mai totalmente sole nella gestione delle cose, però quello che sbagliamo ha a che fare con il sogno di onnipotenza e con il bisogno di vedere crescere qualcosa di grande, qualcosa di esorbitante, qualcosa di infinito, qualcosa di illimitato. E dove non abbiamo il coraggio di dire qui sta il tuo limite. Il tuo limite non è solo ciò che ti impedisce di proseguire, è la tua verità. Tu diventi quello che sei in senso pieno, fiorisci davvero, quando impari a riconoscere il tuo limite come il luogo in cui puoi incontrare qualcuno. Perché non fai come un gas che si prende tutto lo spazio. Riconoscere il tuo limite significa darti la possibilità di incontrare altri. La Chiesa gerarchica è al maschile, ma nelle parrocchie sono tante, se non addirittura solo, le donne che lavorano, collaborano e gestiscono catechiste, attività varie. Bisogna rieducare le donne. Anche questa è una domanda fondamentale. Intanto fotografa una verità delle nostre chiese, che sono rappresentate, tra virgolette, gerarchicamente, perché è un brutto termine, ma sappiamo che cosa vuol dire. Le nostre chiese sono gerarchicamente rappresentate al maschile, ma vivono di mani, di parole, di presenze femminili. Queste presenze femminili spesso si accontentano di non essere riconosciute per quello che fanno, per quello che sono, per quello che donano. Però qui c'è un'abdicazione della propria, anche del proprio servizio. Cioè,
c'è qualcosa di distorto del dire, nel prestare un servizio accontentandosi di scomparire, perché la gratuità, l'alterità, il dono di sé non dovrebbe mai stare insieme a un evento di cancellazione. E quindi direi di sì, anche noi donne dobbiamo essere rieducate, perché ci accontentiamo di fare senza esistere, e quindi ci accontentiamo di una presenza muta. Questo vale un po' anche per i laici in generale, proprio perché tendiamo, insomma, questa gerarchizzazione della Chiesa non ha genera una strana catena di effetti, perché anche fra coloro che sono stati gerarchizzati, molti stanno male in questa rappresentazione. Cioè, non dobbiamo né pensare che nel versante gerarchico tutti stiano bene in questa rappresentazione verticale, anzi molti, le persone più sensibili soffrono di questo, e contemporaneamente non dobbiamo pensare che la gerarchizzazione ricada tutta su chi detiene il cosiddetto potere, diaconia, diciamo così, potere di servizio. Perché anche noi laici abbiamo assorbito il veleno della gerarchizzazione, e quindi non sentiamo più dolore, sofferenza, senso di ingiustizia quando tendiamo a sparire. Quindi vanno rieducate le donne, in generale andrebbe rieducato tutto il popolo di Dio ad esserci davvero, e a, non tanto per avere riconoscimento sociale, prestigio, ma perché un servizio riconosciuto è un servizio che diventa anche più efficace. Potere sembra sempre una brutta parola, però c'è anche il potere di autorizzare qualcun altro, c'è anche il potere che ti permette di aprire una possibilità per chi non l'aveva, c'è il potere che ti permette di trasformare un contesto rendendolo migliore. Allora, potere non è sempre una brutta parola, anche qua facciamo attenzione a non salvare o demonizzare le parole. E quindi, insomma, per riassumere la mia risposta, direi sì, bisogna rieducare le donne, ma bisogna rieducare tutti alla verità del proprio battesimo. Chi pensa che il proprio battesimo non sia abbastanza per essere soggetto nella Chiesa, si sta mettendo fuori anche da quella che è l'eco del Concilio Vaticano II. Perché si tende a condannare l'uomo e della donna si tende a dire poverina e tutto finisce lì? È vero, anche questa è una versione semplificatoria che cerca sempre le vittime e i carnefici. È brutto da dire, ma nelle situazioni tragiche certamente non sono equivalenti i ruoli delle persone. C'è chi ferisce e chi viene ferito, ma il tutto va guardato con un occhio complesso, dove si vede ciò che diceva Simone Weil. La violenza è una cosa strana, perché agisce anche retroattivamente anche in chi la usa. Sapete che lei diceva: una spada usata fa male dalla parte della punta che si conficca nella carne di qualcuno, ma fa male anche dalla parte del pugnale, dove le persone sembrano vincitori, ma in realtà si sono consegnate a un orizzonte che è distruttivo. La violenza fa male a tutti. Questo non vuol dire che tutti la patiscono nella stessa maniera, però è vero, questa idea del cercare il colpevole e di cercare la vittima e poi di accontentarsi di aver creato una situazione ordinata con i nomi e i posti giusti è una forma anche questa di complicità. La musica che mi è arrivata è che un mondo non violento deve essere donna. Non è possibile pensare a un mondo in cui le diversità si completino? Sono un po' due domande in una. La prima, un mondo non violento deve essere donna. È, come dire, una
affermazione di speranza, la intendo così, perché penso che non sia l'espressione di quello che dicevano le femministe della prima ondata. Se al potere ci fossero le donne, non ci sarebbe più la guerra nel mondo. A me sembra che questa rappresentazione sia distorta, perché non possiamo dire che le donne sono prive di aggressività, non possiamo dire che le donne non generano conflitti, non sono violente. Certo, la nostra cultura demonizza molto l'aggressività femminile. Una bambina, diciamo che ha un carattere molto forte, si sente dire è un maschiaccio, si comporta come un uomo, una donna che ha una autorevolezza forte, si dice. Ecco, sono tutte espressioni, anche queste, irrispettose della vita di una donna che ha la propria aggressività, ha la propria, come dire, rabbia, solo che il contesto culturale tende a sopire queste dimensioni nella donna. Quindi l'idea che ci vuole un mondo non violento e che appunto ciò si lega alla donna, lo lego alla seconda parte della domanda, quindi non a questa idea che una donna, diciamo, di per sé porta alla pace, ma alla seconda parte della domanda: non è possibile pensare a un mondo in cui le diversità si completino? Penso che questa sia davvero la scommessa di questo tempo. Cioè, siamo chiamati a riconoscere le nostre differenze resistendo alla tentazione di gerarchizzarle. Ma il nostro cervello fa questo. Tra bianchi e neri riconosciamo la differenza, ci è venuto umanamente da dire che gli uni erano meglio degli altri. Tra uomo e donna riconosciamo la differenza, ma ci è venuto da dire che l'uomo era superiore. Tra razionalità ed emotività riconosciamo la differenza, ma ci è venuto da dire in Occidente che ragionare è meglio che sentire. E siamo andati avanti tra luce e ombra, tra sole e luna, siamo andati avanti spaccando il mondo in due e cercando chi sta sopra e chi sta sotto. E invece la seconda parte della domanda dice giustamente che la scommessa reale e positiva è quella di un mondo in cui le diversità sono riconosciute ma non gerarchizzate. Sul verbo completarsi io ho un certo sospetto, perché anche qui la logica della complementarità tra i sessi non mi convince tanto, perché secondo me risente di questa mania di spaccare il mondo in due. Insieme io e lui facciamo una cosa sola. Questo che cosa comporta? Ci completiamo. Comporta che io da sola non sono una persona, sono una mezza persona, ho bisogno del completamento. E come lo devo pensare questo completamento? Beh, se io sono un'emotiva, lui sarà razionale. Se a me piace la letteratura, a lui piacerà la matematica. Se io sono una persona capace di cura, lui sarà una persona capace di dominio, di gestione delle cose. Se io mi preoccupo del lato riproduttivo della vita, lui si preoccuperà del lato produttivo ed economico. Capite? C'è qualcosa che non funziona nell'idea del completarsi, perché secondo me un uomo e una donna non si completano mai, proprio perché ognuno è un soggetto a sé stante ed è se stesso con i propri limiti, con i propri difetti. Si può fare un pezzo di strada insieme proprio riconoscendo queste diversità ed evitando di gerarchizzarle, di dire che cosa è meglio e che cosa è peggio. Ma la violenza domestica è solo verso le donne? Non esiste violenza dalle donne? Certo che esiste violenza dalle donne, e adesso è perché qui parlavamo della violenza sulle donne, ma l'avevo detto all'inizio, non pensiamo le donne come esclusivamente vittime della violenza, perché noi donne sappiamo essere violenti in tanti modi diversi, così come la cultura,
e le condizioni sociali ce lo permettono, ma abbiamo anche noi la nostra rabbia e abbiamo anche noi il nostro passaggio all'atto. Perché? Perché il veleno del dominio, del potere, della bellicosità, della rabbia distruttiva ci attraversa. E quindi anche certi comportamenti una donna può averli interiorizzati e fatti propri, venendo proprio anche a smentire il fatto che abbiamo dei corpi, noi donne, impostati per occuparci dell'altro, per prendercene cura e non per distruggerlo. Secondo lei il linguaggio sessista in cui siamo immerse da quando veniamo al mondo è indirettamente responsabile dell'oscuramento del femminile nel logos e nella parola e collegato per questo alla violenza sulle donne? Anche qui direi di sì. Il linguaggio sessista vuol dire certamente rappresentazioni del femminile che oggettivano, che chiudono sul versante materiale della corporeità, della seduzione, ma c'è anche un linguaggio sessista molto subdolo, che è quello per esempio dei manuali di antropologia. Quando io dico l'uomo è un essere, leggo l'uomo è un essere razionale, l'uomo, è un linguaggio sessista, perché l'uomo non esiste, esistono gli uomini e le donne. E non puoi usare la parola l'uomo dicendo lo intendo in senso neutro, lo intendo in senso universale, qua dentro ci stiamo tutti e tutte. Perché io come donna mi sento cancellata nella mia presenza, per cui dovremmo utilizzare un linguaggio rispettoso delle differenze. Qualcuno dice che stress, dobbiamo sempre dire buonasera a tutte e buonasera a tutti. Sarà stressante, però è una forma di segnalazione del fatto che i generi, i sessi sono due e che comunque tra le donne e tra gli uomini non è che siamo proprio tutti identici, per cui il linguaggio deve dar conto di queste differenze. Quindi è vero, Lucy Rigaray dice proprio questo, alla fine anche la nostra cultura mette sempre l'uomo come soggetto e una donna alla fine è portata a pensare che deve scegliere se essere una donna oppure mettersi a parlare e a pensare, perché il linguaggio è un linguaggio patriarcale e tutto il femminismo ha cercato di forzare il linguaggio. Ma io penso sempre, facendo un esempio banale, a quando, a quella parola così sconosciuta nel nostro italiano, soggetto femminile, ella scrive, si dovrebbe scrivere, ella dice, ella parla. Noi invece diciamo lei parla, lei scrive, però se devi correggere una tesi non puoi lasciarlo quel lei. Perché? Perché l'italiano vuole la soggettualità, egli parla, ella parla, ma noi non siamo abituati a scrivere ella. Perché non siamo abituati? Perché abbiamo un linguaggio che la soggettualità femminile la mette solo nei casi diretti, lei, e quindi lei parla e facciamo anche degli errori di grammatica. Però adesso non so come siano i libri delle elementari, ma una volta era io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, essi sono. Non c'era esse e non c'era ella. Educare le figlie a essere sempre desiderabili, un maschilismo delle madri? Eh sì, un maschilismo delle madri, perché il maschilismo, l'androcentrismo, il patriarcato non sta solo nella testa degli uomini, sta anche nella nostra testa. Lo abbiamo assimilato e qualcuno di noi ci ha anche creduto, inibendosi, automoderandosi, sentendosi sbagliata se non corrispondeva alla rappresentazione che veniva fuori. Perché il veleno dei pensieri distorti, delle pratiche ingiuste, non guarda in faccia nessuno. Nasce dagli uni, magari, ma si infila in tutti quanti. La diffusa misoginia della gerarchia religiosa, a suo parere, copre una altrettanto diffusa omosessualità?
Ora, io voglio sperare che questa misoginia della gerarchia non sia diffusa, però non voglio neanche chiudere gli occhi sul fatto che questa misoginia esiste. E esiste, si traduce in tante forme, si traduce in imbarazzo anche, si traduce in evitamento, non parlo con lei, non mi confronto con lei, faccio finta che lei non ci sia. E questo copre un'altrettanto diffusa omosessualità, anche questo, il termine diffusa, diciamo così, lo toglierei, però non voglio chiudere gli occhi su questo, che l'omosessualità, anche questa, è una realtà che attraversa tutti i mondi, tutti i soggetti e tutte le persone. E quindi, diciamo, in certi contesti di demonizzazione, le due cose vanno anche di pari passo, a volte, non sempre. Per cui direi sì e no, diciamo, non sempre la misoginia della gerarchia sta insieme all'omosessualità, perché ci sono magari preti omosessuali non misogini. Certo è che la mancanza di confidenza con le donne si traduce anche in forme di misoginia. La misoginia, proprio perché c'è la parola che dice odio, no? È un odio per le donne, è una forma di violenza. E come diceva Scheler o anche Roberta De Monticelli, alla fine, se vuoi capire chi è una persona, devi conoscere che cosa questa persona ama o che cosa questa persona odia. Se tu odi le donne, stai attentando all'ordine della creazione e ti riveli per quello che sei, un essere diabolico, cioè un essere che divide. Invece noi per rispondere a questo dovremmo ricordare la figura di Gesù, che cosa odia e che cosa ama Gesù. Lì vedi un ordo amoris, un ordine dell'affettività che chi ti può fare da specchio. La riflessione di questa sera non può essere fatta anche sull'uomo? Se la risposta è sì, allora vuol dire che uomini e donne o ci salviamo insieme o siamo tutti perduti. È verissimo, io cito sempre, tirandolo un po' dalla mia parte, questo titolo di un libro, di un film, Nessuno si salva da solo, che leggerò prima o poi, perché è un'espressione che sento essere molto vera ed è ripresa un po' da questa domanda. Non ci si salva da soli, è vero, non si può pensare che la salvezza si perda qualcuno. Se pensate ancora una volta alla figura di Gesù, neanche sulla croce dice tu sei perso per sempre, anche al ladrone dà un'ultima possibilità. E i Vangeli ci raccontano di un Gesù che appare a quelli di prima, che non sono stati in grado di seguirlo, non sono stati all'altezza del progetto del regno, del sogno di comunità. E quindi la salvezza è per tutti e non ci può essere salvezza finché qualcuno ne resta distante. E sì, mi viene da rispondere affermativamente, uomini e donne o ci salviamo insieme o siamo tutti perduti. Ed è per questo che sottolineo ancora una volta che le parole maschilismo e femminismo non sono reciproche, non sono frontali, perché il maschilismo è una parola che racconta di un'esperienza degli uni contro le altre. Femminismo, così come è inteso dalla maggior parte delle donne che ci hanno creduto e che ci credono, non è una cosa per le donne. Nel femminismo si lotta perché le donne possano essere soggetti, ma la scommessa è che tutto il mondo si faccia inclusivo, perché noi lo sappiamo che la verità di una comunità
si vede anche da come tratta le persone considerate più deboli, considerate differenti, considerate impreviste, come le donne sono state considerate nel corso della storia. E quindi una delle verità del femminismo si sposa a questa che è, diciamo, prevalente, originaria verità del Vangelo: non possiamo salvarci a scapito di qualcuno. E dunque è una bella domanda questa, perché ci ricorda che ci salviamo tutti insieme, che quello che capita al più piccolo dei nostri fratelli, la più piccola delle nostre sorelle, va a toccare Dio stesso, e quindi c'è una rete che non possiamo noi spezzare. Sono finite le domande. Grazie, grazie mille. Bene, prima di dare la buonanotte a tutte e a tutti. Bravo.